Storia, politica, economia, fatti raccontati dal punto di vista della ragione. Cinque interviste sulla guerra in Ucraina dalla città futura. Buongiorno a tutti e tutte. Siamo in compagnia del professor Massimo Zucchetti, ordinario al Politecnico di Torino, dove attualmente è docente di Nuclear Technologies, Radiation Protection e Storia dell'Ingegneria. Professor Massimo Zucchetti è membro e coordinatore del Comitato Scienziate e Scienziati contro la guerra, attualmente vicepresidente del MESAEP, spero di averlo pronunciato bene. E il professore è stato Research Affiliate Visiting Scientist presso l'MIT di Boston, professore aggiunto presso l'Università di Shiraz, ha collaborato con l'Università Politecnica di Madrid, con l'Università di Salonicco e Patrasso, ha insegnato come Visiting Professor presso l'UCLA. Professor Massimo Zucchetti ha visitato la Repubblica Popolare Democratica di Corea come coordinatore del Comitato Scienziati contro la guerra. È autore di circa 300 pubblicazioni scientifiche sui temi della fusione termonucleare e dell'ambiente. È stato consulente del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati sul tema dell'uranio impoverito. È inoltre stato consulente tecnico gratuito per i lavoratori al processo ThyssenKrupp. Il professore ha assunto posizione di contrarietà al MUOS e alla TAV, attivo politicamente. Nel 2011 aderisce al Partito Comunista, di cui è stato responsabile del settore scienze e società, attualmente iscritto alla Rifondazione Comunista ed è membro del Comitato Scientifico dell'Associazione Culturale La Poderosa di Torino. Si occupa di storia della Resistenza, sul quale tema ha pubblicato diversi articoli e due volumi. È iscritta all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Benvenuto professore, è davvero un onore per noi intervistarla. Non le nascondo Grazie. che, data la vastità, diciamo, delle conoscenze, e mi consenta anche di dire, questa rara, direi, commistione tra un'intensa attività scientifica e accademica e anche attività militanza. L'attività di militanza che di questi tempi è appunto una commistione abbastanza rara. Per noi è stato un po' difficile scegliere le domande perché tanti sarebbero stati gli argomenti che ci sarebbe piaciuto trattare con lei. Però dovendo necessariamente scegliere per questione di tempo, abbiamo provato a costruire, diciamo così, queste due domande, di cui una parte dall'immediatezza, diciamo, della realtà attuale, quindi anche delle questioni energetiche legate alla drammaticità della guerra, e un'altra domanda invece un pochino, diciamo così, che ci proietta un pochino più verso il futuro. Di quelli che potranno essere i sistemi energetici del futuro, soprattutto in Italia. Ma partiamo subito con la prima domanda. Un aspetto del conflitto in corso in Ucraina è quello energetico, legato specialmente alla dipendenza di alcuni paesi occidentali, vedi Italia e Germania, dal gas russo. Secondo lei è realmente possibile nel breve periodo sganciarsi dal gas russo, e realisticamente questo che cosa implicherebbe? Innanzitutto grazie per avermi convocato e sono rimasto un po' perplesso dal fatto che ormai di essere così vecchio che la durata della mia presentazione a volte è maggiore delle quantità di parole che io riesco a dire come concetti veri e propri. Arriverà un punto in cui non diranno salutava sempre. Era tanto bravo, era così, 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 non dice più niente perché in questo momento è completamente rimbecillito. Ma al di là di questo, la potete fare anche più breve la presentazione. Sono professore ordinario Politecnico di Torino, mi occupo di energetica, energia in tutte le varie accezioni. Sono da sempre nel Comitato Scienziati contro la guerra. Continuo a essere contro la guerra, a ritenere che la violenza sia l'ultimo rifugio degli incapaci,
e ciò nonostante non nego di essere impegnato politicamente, di essere comunista. Ciò detto, parliamo della domanda. Lei mi ha chiesto come l'Italia possa pensare di uscire da questa situazione di dipendenza. È una situazione che nemmeno a San Patrignano si riuscirebbe a risolvere in poco tempo, fosse una dipendenza da droga. In questo momento l'Italia dipende per il 40% per la sua produzione di energia dal gas naturale, il 33%, un terzo dai prodotti petroliferi e un bel 20%, che è un gran risultato, dalle rinnovabili. Un gran risultato perché fino a qualche anno fa non c'erano queste rinnovabili. Quindi noi 40% di gas naturale contro una media dell'Unione Europea del 27%, perché noi abbiamo, diciamo, un po' più difficoltà a avere risorse energetiche che, diciamo, provengono dal nostro interno. Infatti, se guardiamo quello che è l'indice di dipendenza energetica, che ci dice in sostanza dell'energia che abbiamo, quanta ne arriva, viene prodotta dall'esterno, dall'estero, no? Questo è purtroppo per l'Italia è una situazione abbastanza difficile, ed è la più difficile fra le grandi nazioni europee, perché noi abbiamo un indice di dipendenza dall'esterno complessivo di oltre il 70%, e di questo 70% una buonissima parte arriva dal gas naturale, il quale arriva dal gasdotto, cosiddetto, una volta si chiamava gasdotto siberiano. È molto difficile. Se poi andiamo a vedere qual è il settore che dipende di più dall'esterno, e quindi in sostanza dipende di più anche da questa possibile cessazione del flusso di gas naturale, vediamo che è il settore termico più che il settore elettrico. Quindi certamente, come ha detto il nostro Presidente del Consiglio, dobbiamo forse spegnere i condizionatori, e a riguardo ho una bellissima battuta degna del nostro Ministro degli Esteri. Visto che ho scoperto che l'energia costa di meno di notte, potremmo accendere i condizionatori d'aria di notte. In questo modo risparmiamo sull'energia. Questa, secondo me, è una grande idea. Al di là di questo scherzo, che potete tranquillamente tagliare, il settore termico dipende per il 78% dall'energia esterna, e ha un solo 20% di utilizzo di fonti rinnovabili, mentre il settore dei trasporti dipende molto dall'esterno, ma più che altro è benzina, è petrolio. Qui, per quanto riguarda il gas naturale, non si tratta soltanto di abbassare di un grado i termosifoni o altre misure palliative di questo genere. Qui si tratterebbe forse di cogliere l'occasione per abbandonare completamente le nostre abitudini al consumo, radicate da secoli, almeno da un centinaio di anni di abitudine alla vita occidentale. Possiamo farlo? Vale la pena per questa guerra? Beh sì, vale la pena sempre, varrebbe la pena anche senza la guerra, però comporta affrontare nell'immediato la creazione di circa 500.000 di disoccupati, un aumento vertiginoso delle tariffe e la dipendenza energetica che calerebbe
soltanto a lungo termine, quando avessimo tempo a sviluppare le rinnovabili, ma per il momento dovremo trovare questa energia fossile che arriva dal metano, dal gas naturale, da qualche altra parte, un po' dall'Algeria, un po' ce la vende Joe Biden a 5 volte tanto il prezzo rispetto a Putin, però non siamo il paese europeo più esposto, quello che paga di più le sanzioni. Questo può essere anche fonte d'orgoglio, io non faccio politica, però è un dato di fatto e non basta il grado o spegnere il condizionatore. Occorreranno degli interventi strutturali e pesanti che inizialmente comporteranno una decrescita non certo felice. Grazie, grazie professore. La seconda domanda che volevo fare, come accennavo prima, invece riguarda un po' più lo sviluppo futuro e è una domanda all'interno della quale se ne annidano altre due, per cui cerco di farla in maniera quanto più chiara possibile. Lo sviluppo mondiale della produzione, ovviamente come lei sa benissimo, ha aumentato notevolmente il fabbisogno di energia, ponendo nuovi problemi sia di approvvigionamento e sia di sostenibilità. Ci può aiutare a sistematizzare questi problemi fornendoci, se possibile, anche un'indicazione di massima cui guardare per il sistema energetico del futuro in Italia? E da questo punto di vista, la seconda domanda è: la fusione nucleare potrebbe essere una soluzione? E se sì, quali sono le prospettive e i tempi sulla fusione nucleare e come vede gli investimenti privati in questo settore? Eh sì, sono tre domande. Sono tre domande. Beh, innanzitutto, per quanto riguarda l'andamento, diciamo, dei consumi di energia e della produzione, occorre essere un momento più tranchanti, come lei giustamente è una persona educata. Io certe volte divento un pochino maleducato e dico che non è tanto il livello di benessere quello che abbiamo raggiunto e ci manca, ma stiamo lavorando su tutto un surplus di tutta una serie di benefit che abbiamo ottenuto, diciamo, negli ultimi 30-40 anni, alcuni dei quali benvenuti, ma che sinceramente, se vogliamo pensare di risolvere il problema delle emissioni di CO2 e dell'esaurimento delle fonti di energia, dobbiamo fare un intervento un pochino più radicale. Io dopo le passo un piccolo grafico che ho fatto di una ricerchina che faccio nel tempo libero. Ho fatto una ricerca su quante volte nella letteratura scientifica la gente ha detto sviluppo sostenibile. E questa è una curva che cresce, che sale negli anni. Sviluppo sostenibile, sale, sale, sale. Se sullo stesso grafico riportiamo le emissioni di gas serra, di CO2, che abbiamo riversato nell'atmosfera mentre discutevamo di sviluppo sostenibile, hanno lo stesso andamento. C'è una correlazione che sembra ovviamente solo una correlazione statistica, non causa-effetto, ma crescono insieme. Più parliamo di sviluppo sostenibile, più inquiniamo l'ambiente. Mancano 7 anni, fra 7 anni l'Italia avrà esaurito la sua quantità di CO2 necessaria, diciamo, per far aumentare la temperatura di 1,5 gradi. 7 anni, cosa vogliamo fare in questi 7 anni? Se certamente non potremo pensare, né Dio ci scampi, di ripartire con il nucleare da fissione. Mentre quello che possiamo fare è, non certo io che magari andrò in pensione, ma
dei giovani, continuare a studiare la fusione termonucleare come alternativa reale al nucleare classico. Ovviamente deve essere un tipo di progetto che non abbia nessuno dei problemi che attualmente hanno causato lo ostracismo di fatto in molte nazioni del nucleare. Scorie e incidenti. Poi deve anche funzionare e deve anche essere economico, concorrenziale, l'attuale linea di sviluppo che è portata avanti dall'Eurofusion, dall'Euratom, dall'Unione Europea, ancora ci lascia un po' perplessi, perché questo progetto ITER, sul quale lavoro, che ha dato da mangiare per tantissimi anni a tutti noi, ITER vuol dire anche la via, e in questo momento siamo un po' fuori strada, perché non è previsto per i prossimi 50 anni che venga messa in rete energia elettrica e che ovviamente questa energia elettrica abbia perlomeno una possibilità di concorrere con l'energia da fonti rinnovabili. Ma mai dire mai. Lo sviluppo recente dei cosiddetti magneti superconduttori ad alta temperatura, sui quali non mi dilungo, ma è un di quei classici gradini tecnologici che o succedono o non succedono. Dato che è successo, ci fa sperare di poter tagliare molto il processo di messa a punto di questi reattori a fusione, cambiando però appunto ITER, cambiando strada e spingendo molto su nuove tecnologie. Io collaboro con questi colleghi americani che hanno messo a punto un progetto di un reattore che dovrebbe già entrare in rete nel 2040, quindi io forse potrò ancora vederlo prima di morire, lei di sicuro sì, e questo reattore già mette in rete 600 megawatt di energia elettrica e può metterla nelle punte, nei picchi, al mattino e verso sera, quando l'energia elettrica costa parecchio e quindi diventa quasi concorrenziale. Adesso diciamo che forse accendendo una turbina a gas si risparmia, però noi non dobbiamo ragionare così. Diventa un'opzione se si cambia strada, direzione, contando che comunque come minimo ci vorranno una trentina d'anni prima di iniziare a passare attraverso quella fase nella quale il fotovoltaico è passato, per esempio, 10 anni fa. Quindi spingiamo molto sulle rinnovabili, senza dimenticare la fusione termonucleare, perché forse quel 20% di rinnovabili con relativamente poco sforzo può fare la differenza. Professore, la ringraziamo moltissimo per queste risposte. Speriamo magari di poterla rincontrare prossimamente e così poterle rivolgere anche tutte le altre questioni che ci interessa analizzare insieme a lei. Grazie di nuovo, professore. Grazie a voi e soprattutto per la pazienza di avermi ascoltato.